ritornelli. Quante emozioni fatte di canzoni. Dai, Paola, dai, che è arrivato il venerdì, ci aspettano nei locali, dobbiamo muoverci, dobbiamo andare. I ragazzi della mia orchestra sono lì trepidanti, pronti per andare a fare delle belle serate per voi. Allora partiamo con la musica. Con certo, ritornelli, dove tutte le canzoni sono sempre belle. Belli. Sono i cantanti sono sempre belli. Sempre belli. Perché è condotta da Luciano Nelli. Sì. Se fossero Belloni. Che non c'ha neanche gli anelli. No, però c'è la Paola Belloni. Belloni. Bang Bang, la canzone che interpreta per noi adesso Daniele Tarantino. Vai Daniele, bravissimo tra l'altro. In questo gioco che pace non ha, nessuno mai vincerà. Bang Bang, mi fai volare e poi Bang Bang, di colpo te ne vai. Bang Bang, prendi la mira tu. Bang Bang, un colpo e vado giù. Ogni uomo che gira intorno a te lascia una ferita nel mio cuore, amore. Non c'è più armonia nella vita mia se non posso stare insieme a te. È una battaglia l'amore ormai che vincitori non fa. Se uno muore non torna più, poi resti sola anche tu. Bang bang, l'amore che mi dai. Bang bang, a me non basta mai. Bang bang, un giorno tocco il blu. Bang bang, un altro vado giù. In questo gioco che pace non ha, nessuno mai vincerà. Un bel profumo, ci sono dei profumi particolari, c'è per esempio il profumo del cibo, molto molto bello. Che rallegra sempre l'anima. Ricordi in crociera che profumo arrivava. Ma ancora, ma perché giri il coltello appunto nella piaga? Poi ci troviamo qui al ristorante Ado, c'è anche qui il profumo del certo, cibo. Certo, e anche e poi lì. Poi ci sono dei profumi che delle persone hanno addosso, certo, delle belle rose come adesso, i profumi dei fiori, vero, dell'erba appena tagliata, dell'erba appena tagliata, che a me piace, sì. Tra l'altro c'è chi ti dà noia perché insomma è allergico, un po' d'allergia, a me piace, a me il profumo che dovremmo chiedere sempre, però a William Monti qual è il suo profumo preferito. Vabbè, lo facciamo, vediamo un po', vediamo. Domani è un altro. Questa notte son sicuro mi amerai. Si miro en tu vista de mujer que vive un amor libre para mí. No sueña y no duerme cerca a mí.
notte son sicuro mi amerai. Intervista con l'artista, per voi andiamo a scoprire qualcosa in più dell'artista di oggi. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Gianni Drudi, Drudi alla grande con noi. Ritornelli. Sì, ritornelli. Sì, siete due ritornelli. Siamo ritornelli. Lui è Rinelli di sicuro, io Allora, poi tra l'altro ci troviamo in un posto che si chiama Adons, sì. Il titolare si chiama Adone Nelli. Pensate. E quindi è tutto in famiglia. Ragazzi, bellissimo. Senti, ti devo fare una domanda riguardo a una canzone. Mm. Dopo c'è una canzone Vestita di stracci che hai scritto tu, alla quale sei molto affezionato. Ma c'è una canzone in genere, cioè proprio una delle canzoni, dice questa è la canzone più bella che ci sia? Ma io ho amato i cantautori italiani. Nato negli anni 70 con la musica, con la chitarra in mano, così. Quello che magari, sai, per primo ti viene in bocca, stavo per dire Battisti, no? Però ripensandoci, la prima canzone che io ho imparato, che avevo 6-7 anni, questa è la storia di uno di noi, anche lui nato nel caso di Agluca, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava. Questa è una canzone che sembra così, che è arrivata ultima, invece ha una storia importante. Una storia importante, scritta da Luciano Beretta, perché indimenticabile. Luciano Beretta, poi io ho avuto l'onore, ho avuto il piacere, l'ho conosciuto grazie a una cartolina che io gli mandai e abbiamo fatto tante canzoni insieme, goliardiche, perché lui era un grande, era goliardico, era attore, compositore, ha fatto tanti testi per Adriano Celentano, Da una carezza in un pugno, tutte le storie più importanti. E allora anche lui aveva la doppia faccia, perché è un artista con tante facce. E pensa, quella volta lì, quando noi ci siamo incontrati, abbiamo fatto un brano, perché lui mi dice, tu c'è un romagnol, devi fare... No, perché la storia sarebbe lunga, ma non abbiamo il tempo. Allora ti faccio solo due note, fa così. Non ho un cane, non ho un gatto, non ho un pesce colorato, ma dal giorno che sono nato ho un uccello molto bello. Fuori e dentro, dalla gabbia, canta sì, ma non per rabbia. Dalla sera alla mattina canta per la passerina. Ornitologicamente parlando, questa è una storia di Luciano Beretta. A lui l'applauso. Grande, grande. Bello. Io credo che tu ti sei anche un po' ispirato, allora, forse a lui, a questo grande personaggio. In qualche modo ti ha insegnato tante cose. Sì, ne abbiamo fatte tante, poi anche per Eugenio e tutte le sue... Eugenio, fa tante canzoni tutte insieme, quasi tutte le canzoni Targato, di Genio. Drudi, Beretta, ne abbiamo fatte tante. Dopo, purtroppo lui è salito in cielo. Inviati speciali. Specialissimi. Inviati sicuramente sì. Ma in come? Viaggio sicuramente sì. Insomma, ma speciali, insomma, insomma sono molto stanziali, sono bravissimi. Mirko Malatesti, Cristiano Chesi, per voi in giro. Fatti, 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 fatti. Ciao Luciano, collegati di nuovo da Firenze, oramai io e Mirko Malatesti ci siamo accasati qua e non ci si muove più, tra l'altro in un bellissimo setting che è quello del piazzale Michelangelo, dal quale si vede tutta Firenze, ma ho qua casualmente due persone a mio fianco. Where are you from? From Poland. Dalla Polonia, anche loro, oggi la Polonia, you are Polish too. Yes, that's all. Tutti polacchi, bene. Io le polacche le mangiavo a colazione, qui con il caffè latte. And what's your name? Agata. Agata. Agata, aveva più un'altra cosa. And you, your name? A bit difficult, Sławomir. Aspetta, che bello, perché... What's your name again?
Sławomir. Sławomir! Ecco, questo l'hanno fatto apposta per lui, cioè la sua mamma gli ha messo lì, gli ha sognato la notte. Ma is a very common name questo qui in Polonia. Quite. Quite, Sławomir, bene. E il cognome, your last name? Roszek. Sławomir Roszek, bene, mi sono... bene, allora, and you are the girlfriend? You are the girlfriend? Friends? Ah, non sei girlfriend, sei friends. Friend. Ecco, non è fidanzata, ci posso provare allora, via. Ci posso, I can try with you then. I'm Italian, voglio dire, the perfect match. Bene, allora io ora voglio provare con lei, Luciano, voglio vedere se mi ci sta, chi lo sa. E ti saluto, se mi ci sta lei non ci si vede più, se no ci si vede domani sempre da Firenze, si spera. Ciao Luciano, e siamo sciocchi di nulla. Fatti, fatti. Tatti, 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 da domani. Le cime dei monti son pallide, ancora di neve. Ognuno accarezza la voce che non viene su. Si muove a fatica fra il letto e la misera stufa. Mi si arrossano gli occhi col fumo di chi non c'è più. Il fiume che scorre più lento del miele. Dal mondo una giovane rondine emigra sei tu. Quando c'era bisogno d'amore, lei s'alzava a prendere il cuore. Quella mamma di mamma sgranava il suo petto per me e mi abbracciava se io piangevo. Quella mamma di mamma in me riviveva la sua gioventù. E quanta fede spiegava il cielo. Niente regge per sempre, ma quanto infinito aspettava lassù. Quanto infinito aspettava lassù. Quella mamma di mamma aspetta, aspetta lassù. Il sogno. E quando il sogno italiano è una bella orchestra del Varesotto che ci fanno ascoltare. E la voce di Cristina con il mismo sol. Un mondo in nano, nano, e siamo mano a mano, sale a salta l'amor, se puede amor. Sparo, paro, vale la pena, mi amor, la pena, mi amor. No hay fronteras, serás, será lo que tú quieras, lo que te quieras, amor, se puede, amor. Yo quiero que estés al mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos, si juntos se bajo el mismo sol.
Ricordi di ritornelli questa settimana dedicata a due cantanti, come dire, attuali, no? Molto attuali. Sì, sì. Nel 2012 Arisa ha partecipato alla 62esima edizione del Festival di Sanremo, piazzandosi al secondo posto alle spalle di Emma, con il bellissimo brano La Notte, scritto da Giuseppe Anastasi. A differenza dei precedenti lavori dell'artista, La Notte rappresenta un cambio di melodie ed atmosfere. Infatti, rispetto ai precedenti testi portati al Festival di Sanremo, questo parla del dolore dovuto ad una separazione sentimentale. Il brano debutta alla seconda posizione della classifica FIMI, dietro al brano vincitore Non è l'inferno. Nella settimana seguente raggiunge la prima posizione, rimanendovi per ben 5 settimane. Con 150.000 downloads, il brano è stato certificato quintuplo disco di platino ed è tuttora il singolo di maggior successo di Arisa. Ascoltiamo oggi questa bellissima versione della Notte dall'orchestra Stereo B. Riprendiamo con la mia orchestra, sì. Tra l'altro è un'esibizione che abbiamo fatto noi proprio in televisione, riprendiamo il Giro d'Italia. L'avevamo lasciato ieri in Romagna, sì. Oggi partiamo dopo la Romagna andiamo a Firenze e arriviamo in Calabria. Calabria con Calabrisella mia, che tra l'altro sì. Mi piace la parte... Sì. La parte solista poi che fa la Paola. Certo, mi si addice anche tanto, perché è da Lombarda, chiaramente. Tipica calabrese, logico, ovviamente, no? La Paola. Calza pennello. Mora, occhi neri, insomma, si vede proprio. Sì. Vabbè. Giro d'Italia. Viva l'Italia. Cianonelli. L'amore di un bacione a Firenze, e nella mia città, che in cuore ho sempre qui. L'amore di un bacione a Firenze, lavoro solo per rivederla un dì. Son figlia migrante, per questo son distante, lavoro perché un giorno a casa tornerò. Lavoro
darti un bacione a Firenze, se la rivedo glielo renderò. Nanni, Nanni, son meglio della champagne. Durante le feste di piazza ve lo facciamo tutto intero, tra l'altro una bella tarantella, e vi faremo divertire veramente alla grande, perché queste sono quelle canzoni o questi medley così che hanno un grande successo proprio nelle feste di piazza, che tra poco, anzi, che qualcuna l'abbiamo, qualcuna poi l'abbiamo, vero, già è fatta. Vero, la e allora tutti. Mi raccomando, andate a ballare, perché il weekend è iniziato e quindi ballando si vive sicuramente meglio. Se poi venite a trovare noi siamo anche contenti. Ciao amici. Quante emozioni fatte di canzoni.